giovanile e artigianato. Sappiamo che in Italia oggi un giovane su tre, secondo le statistiche, è disoccupato. Ecco, l'artigianato che opportunità può dare ai giovani? Qual è la forza che può offrire a chi oggi decide di intraprendere un'attività come tante che possono essere rappresentate in sala dai nostri amici? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie anche per l'associazione di Rimini di Imola che ha organizzato questa serata. La domanda del dottor Boni è una domanda che ha anche una grande attualità perché, come avete potuto leggere nei giornali in queste ultime settimane, il 26% dei giovani è disoccupato. E in questo 26% è suddiviso sostanzialmente in due tronconi. Il primo sono giovani prevalentemente che provengono dal centro-sud della nostra Italia. E il secondo troncone dice che sono giovani che hanno un titolo di studio elevato. Si può dire che sostanzialmente è una disoccupazione intellettuale, che è un po' un problema sul quale forse è opportuno fare una riflessione. Perché il mondo dell'artigianato, che ha fatto la storia del nostro paese, la cultura del nostro paese, che è stato anche nelle nostre zone, nella nostra regione, l'asse portante veramente dell'economia e della struttura, perché non attira più come attirava in passato, anche nelle nostre zone? Ma sono varie le ragioni. Per me una delle ragioni più importanti è data dal fatto che ha perso valore e significato l'apprendistato. L'artigianato voleva dire anche qualità del lavoro, non solamente una tipologia professionale o una dimensione magari piccola dell'azienda. Voleva dire qualificazione, fare bene il proprio lavoro. Diventava artigiano chi era il più capace, anche dal punto di vista manuale, a fare determinati attività o manufatti di pregio. È sparito l'apprendistato per un problema culturale generale, per un problema sindacale e anche perché sostanzialmente si è in Italia, soprattutto dal 68 in poi, prodotto una mentalità che svilisce il lavoro manuale. Persino Bertinotti l'altra settimana in un'intervista settimanale ha detto che bisognerebbe rivalutare il lavoro materiale rispetto a quello immateriale, cioè ha cambiato definizione, non è più intellettuale ma immateriale il lavoro a cui faceva riferimento appunto l'ex presidente della Camera. Ma è presto detto, il problema è che questa sottovalutazione del lavoro manuale ha preso in profondità la psicologia e il sentire delle nuove generazioni, dei giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. E io credo che su questo noi dovremmo cominciare a esaminare una serie di cose. Primo, la legge che fu fatta nel 1956 a favore dell'apprendistato portò all'inserimento nel mondo del lavoro di una grande parte dei giovani. Oggi bisogna rivedere e correggere per i tempi che stiamo vivendo lo stesso percorso. Però io credo che il problema sia più generale. Vedete, in questi giorni ho imparato, e lo dico di fronte a un ex rettore di università, che al DAMS, che è una facoltà della Università degli Studi di Bologna, che Goffredo Fofi in un'intervista a Repubblica l'altro mese ha definito una grossa fabbrica di disoccupati, dicevo, il DAMS ha 5 o 6 insegnamenti di storia della cinematografia. Non ne ha neanche uno di storia dell'artigianato. Non esiste un insegnamento di storia dell'artigianato. Ripeto, ce ne sono 5 o 6 di storia della cinematografia. Io non ho la sensazione che Tex Willer possa essere più importante di un artigiano provetto. Allora, penso che il problema appunto sia generale e secondo me il problema si risolve in un modo solo.
la rivalutazione non può essere fatta per via contrattuale, non può essere fatta per via politica, deve essere fatta per via legislativa. Oggi credo sia giunto il momento di abolire il valore legale del titolo di studio. Se si abolirà questo vecchio arnese, no, di tempi che sono ampiamente superati, si potranno risolvere anche una serie di problemi conseguenti e si potrà riprendere il valore, il prestigio di una tradizione e di una storia che credo abbia segnato in profondità le nostre fortune per tanto tempo.